individua come a breve termine, ricordo, è un fondo investito in euro, cioè un fondo che non ha rischio di cambio, investe in titoli denominati in euro o in valute diverse all'euro ma coperte a rischio di cambio, e investe in titoli che sono a scadenza breve, cioè che abbiano una scadenza ravvicinata. La duration del fondo è inferiore a 2 e le opportunità in questo momento sono date da tutte quelle emissioni governative o corporate denominate sia in euro che principalmente in valute diverse all'euro, che in seguito al rialzo dei tassi statunitensi ha visto un aumento importante degli spread. Comprando quindi titoli a 2 anni, a 2 anni e mezzo, a 1 anno e mezzo, a scadenza ravvicinata, tanto corporate che sovereign, e coprendoli in euro, si ottengono dei rendimenti in euro interessanti, al netto delle coperture, dei rendimenti in euro interessanti, e in questo momento il rendimento a scadenza del fondo è superiore al 2,5%. Lo strumento si rivolge a chiunque, risparmiatore individuale o anche fondazione o risparmiatore istituzionale o tesoreria d'impresa, che abbia un orizzonte di investimento di circa 12-18 mesi e una minima tolleranza per la volatilità.